Ragazzi, ben ritrovati. Siamo ormai giunti alla terza settimana di Avvento. Diciamo che una buona metà del tempo di Avvento è passata. E questa settimana, oltre a ricordare i due nomi di Gesù, Luce Vera e Emanuele, che ci sono stati spiegati da queste due bellissime immagini, una stella che illumina la notte, un abbraccio che ci tiene compagnia, andiamo avanti e diciamo, ma qual è l'immagine di questa settimana? Guardiamo un po' e vediamo che l'immagine di questa settimana è una corona. Scommetto che guardando questa corona vi viene in mente un gruppo di personaggi che sta nel presepe. Gli ultimi che arrivano sono i magi, i re magi, re che vengono da lontano. E allora mettiamoli il nome di Gesù, che è re dei re. Perché Gesù è re dei re? Perché anche i più importanti davanti a lui devono abbassare la testa, devono riconoscere che lui è più grande. Re dei re vuol dire che Gesù viene in mezzo a noi come un dono grandissimo, come una persona importantissima. Certo, Gesù è umile, certo Gesù sta con tutti, però noi non dimentichiamo che lui è il re dei re, il più grande di tutti, il più grande di tutti. Oggi siamo qui a imparare che tra i nomi di Gesù c'è il nome di re. Un re che è fatto a modo suo, lo abbiamo imparato nell'ultima domenica prima dell'Avvento. Gesù è re, ma è un re che ci fa entrare a casa sua, che ci fa entrare in paradiso. Gesù è un re che ha il suo trono sulla croce e non su uno sgabello d'oro. Ecco, noi oggi preghiamo in questa occasione che ci fa avvicinare al Natale, riconoscendo che Gesù è il nostro re e che nessun re è come lui, perché lui è l'unico, anzi è il re dei re. Questo nome ci aiuta a non dimenticare mai di dare un posto a Gesù. Abbiamo visto che Gesù ci aiuta ad affrontare le paure, abbiamo visto che Gesù ci dà la mano e ci accompagna, ma Gesù ha anche il suo posto, il posto del re. Nella nostra coscienza, nella stanza del nostro cuore, lui è il punto di riferimento. E allora ragazzi, pensateci bene, pensate di dire a Gesù: tu sei il mio re, tu conti per me, tu per me sei importante. Se gliel'hanno detto i re magi, perché non dovete dirglielo voi? E allora adesso concludiamo questo momento di preghiera con le preghiere della sera. Mani giunte, occhi chiusi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Re dei re, vieni, Signore Gesù.